Trilogia minimalistica è un termine molto grande che però racchiude un principio importantissimo, cioè che è il principio di creare delle tecniche chirurgiche che consentono di raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo può essere quella di togliere un'ernia, di fare una stabilizzazione, cioè può essere pari obiettivi, ma di raggiungere l'obiettivo creando meno danno possibile al corpo umano. Questo è il concetto di chirurgia minimalistica, che chiaramente è in contrapposizione alla chirurgia cosiddetta tradizionale, che era quella delle grandi incisioni chirurgiche, delle grandi cicatrici e via dicendo. La chirurgia minimalistica invece consente di fare gli stessi tipi di interventi di una volta, però certamente con delle cicatrici molto molto meno invasive, ecco perché la parola è meno invasiva, e guardare che non è un fatto estetico, è proprio un fatto di creare all'interno del corpo umano meno danno possibile ai muscoli, ai legamenti e via dicendo, pur facendo gli stessi interventi, cioè ottenendo gli stessi risultati. Per cui anche interventi di un certo impegno, pensiamo alle stenosi, alle spondilolistesi, alle instabilità, alle fratture, cioè non alla ernia del disco, interventi sicuramente, anche alle scoliosi stesse, sicuramente molto molto più impegnativi, ma fatti con delle piccole incisioni. Tutto questo è certamente per il chirurgo più impegnativo, bisogna avere degli aggiornamenti di tecnica, ma una volta acquisita l'esperienza in chirurgia mini-invasiva, i vantaggi per il paziente sono enormi. Enormi, e se ne accorge soprattutto nel post-operatorio, perché un paziente che è stato operato con tecniche mini-invasive è un paziente che si mette in piedi il giorno dopo, anche in caso di interventi impegnativi. È un paziente che comincia subito la riabilitazione e in fin dei conti è un paziente che ha una gestione dei dolori o dei fastidi post-operatori molto molto più semplice e un recupero, e quindi un rientro alla vita normale molto più veloce. Quindi la parola mini-invasiva è una parola che non vuol dire solo l'atto operatorio, ma tutte le conseguenze anche nel post-operatorio. È partito tutto questo con l'ernia del disco, con la chirurgia dell'ernia del disco, che è una delle patologie chirurgiche più frequenti. Ma da questo ormai si può fare tutto, cioè qualsiasi intervento, e parlo anche di fratture, di tumori, di scoliosi, cioè interventi veramente importanti in chirurgia cervicale e via dicendo, tutto questo ormai può essere fatto con le tecniche mini-invasive. Direi di sì, anzi devo dire che proprio sui bambini è un aspetto, o comunque in età giovanile in ogni caso, è un aspetto molto, molto importante, perché diciamo dal punto di vista pratico, funzionale, crea danni minimi all'interno del corpo umano, e poi ci sono anche gli aspetti estetici, ovviamente delle cicatrici che sono molto più limitate, che ha un'importanza. Che... Pensate che durante l'intervento, ormai, pur facendo interventi molto estesi che riguardano tante vertebre e via dicendo, con le tecniche minimalistiche, le perdite di sangue, per esempio, che è una delle caratteristiche degli interventi chirurgici invasivi della colonna vertebrale, quelle di sangue sono ridotte al minimo, a tal punto che ormai non facciamo più trasfusioni, anche negli interventi, grandi interventi tipo le scoliosi. Ma con le tecniche mini-invasive, non essendoci più quelle perdite di sangue, non è più neanche necessario mettere drenaggio. E considerate che comunque mantenere un tubicino all'interno del corpo umano è sempre un veicolo di infezione, è sempre una comunicazione con l'esterno, quindi non fare trasfusioni, non mettere drenaggio. Tutto questo che è legato a
alla chirurgia meno invasiva sono dei vantaggi, dei passi avanti, dei vantaggi no. Un'altra cosa ancora, la possibilità, avendo quindi potendo fare questi interventi meno invasivi, la possibilità di fare questi interventi con delle tecniche di anestesia cosiddette spinali, cioè dire in cui non si fa più l'anestesia generale, ma si fa semplicemente l'anestesia solo dalla vita, diciamo, in giù. I vantaggi di non correre i rischi di un'anestesia generale sono enormi. Vedrete che io ho cominciato a fare gli interventi della colonna lombare in anestesia spinale ormai da 4 anni, ne abbiamo fatti circa 500-600 e abbiamo un'esperienza e le devo dire che i vantaggi per i pazienti sono enormi, ma tutto questo si sposa bene con la mini invasiva, non con le grandi cicatrici. E vedrete che nei prossimi anni l'anestesia spinale sarà sempre più diffuso in questo tipo di chirurgia. Noi diciamo abbiamo un po' anticipato i tempi.